No a interventi normativi sul lavoro in somministrazione nel decreto dignità e l'appello del sindacato al governo. Tutto il tema della somministrazione richiamato nel decreto dignità deve andare via. Bisogna, come dire, evitare di toccare una tipologia contrattuale, dicevo, che costa tanto alle imprese, che assicura anche diritti, tutele e protezioni sociali alle persone. Ecco, il modo migliore per dare consapevolezza e valore a questa tipologia contrattuale è tirare via ogni riferimento e ogni richiamo dal decreto dignità. E su questo ci mobiliteremo, nel senso che durante la fase di confronto parlamentare e prima che questo decreto venga trasformato in legge, noi chiederemo espressamente come CISL che tutto il tema della somministrazione deve andare via fuori dal decreto dignità. E il sindacato aspetta il testo definitivo del decreto legge per chiedere le modifiche. Tutto quello che fa sì che la precarietà venga ridotta va nella direzione giusta. Certo, poi bisogna leggere i testi perché le bozze che ci arrivano costantemente hanno sempre delle modifiche, quindi aspettiamo di leggere il testo definitivo e forse c'è una commistione troppo pesante tra contratto a tempo determinato e somministrazione. Anche questo inserimento della somministrazione degli stop and go tra un contratto e l'altro, quando parliamo di somministrazione, può creare un problema, può far sì che una lavoratrice o un lavoratore non possa più andare in tempo ravvicinato a lavorare 3 giorni in una poi impresa. E quindi da questo punto di vista noi riteniamo che appena visto il testo si debba fare delle modifiche. Nel frattempo sindacati e imprese sono al lavoro per il rinnovo del contratto nazionale in somministrazione. Secondo noi si è perso troppo tempo, adesso è in programma una 3 giorni continuativa con Assolavoro. Noi ci auguriamo ovviamente che i passi avanti, in dubbi che sono stati fatti nelle ultime sessioni, possano concludersi e arrivare rapidamente alla chiusura del contratto.